Investire nel lavoro femminile e aiutare le donne nella cura della famiglia. Sono questi i temi di cui si è discusso stamani durante un convegno organizzato dalla sezione CISL Donne. Sentiamo. Condividere insieme il tempo della coppia, aiutare le donne nel lavoro di cura familiare e far ripartire l'occupazione femminile. Sono questi i temi del convegno su famiglia e lavoro organizzato stamani dal coordinamento donne della CISL a Palazzo Platamone. A Catania le donne che hanno un impiego tra i 15 e i 64 anni sono il 28%, le inattive, quelle cioè che un lavoro neanche lo cercano, il 67%, infine le licenziate si attestano all'11%. Investire nel lavoro femminile vuol dire dare anche le giuste possibilità perché le donne possano fare i figli. Un'economia che si sorregge su, appunto, su un peso così forte, su denatalità che è ventennale, dice lunga e dovrebbe essere l'emergenza nazionale per l'agenda politica. Noi il 18 giugno saremo in piazza a gritare fortemente per la riforma del fisco che deve mettere al centro la famiglia, che deve creare le condizioni di defiscalizzazione, deve fare anche una giusta e stretta agli sprechi della politica. La crisi colpisce maggiormente le donne perché non c'è welfare e quindi non c'è assistenza. Noi stiamo cercando di lavorare per abbattere quelli che sono gli stereotipi che assegnano il lavoro di cura soltanto alle donne, e questo non soltanto nella condivisione fra padri e madri, ma anche nella condivisione generazionale tra adulti, bambini e anziani. Stiamo promuovendo dei progetti, un progetto di cura che ha quote azzurre, 50%, quindi il 50% dovranno essere maschietti ed è indirizzato sia ai bambini che agli adulti, ma almeno il 50% maschi. Insegneremo come si prepara un piatto semplice, cosa vuol dire la cura di sé e degli altri, come si assiste una persona che sta male.